Ciao ragazzi, sono la vostra professoressa, mi riconoscete? Oppure non mi riconoscete più? Sono 2 settimane, forse 3 che non ci vediamo, ma io sono sicura che sarete contenti di lavorare insieme a me anche se da casa. Quindi, ecco per voi un tutorial per terminare il nostro lavoro sulla cattedrale e lo sfondo. Quindi, visto che la cattedrale, spero tutti l'abbiate finita a pastello, pastello sfumato, pastello compatto, collage. Come volete, io vi proporrò oggi lo sfondo modulare che vado adesso a spiegare, dove questo è lo sfondo e dove voi inserirete la vostra cattedrale. Ok? Iniziamo il lavoro. Mettiamoci subito al lavoro per creare lo sfondo alla nostra cattedrale. Voi già avete approntato il lavoro a scuola e quindi spero che stiate a buon punto e vi chiedo di terminare a pastello il lavoro sulla cattedrale. E guardate, adesso io prendo ad esempio solo la fotocopia della cattedrale di Modena e voi invece avete realizzato la vostra originale cattedrale inventata da voi. Allora, quindi dobbiamo a questo punto, dopo averla colorata a pastello, terminata e anche ritagliata, metterla da una parte e creare lo sfondo. Per lavorare sullo sfondo che faremo modulare, quindi adesso vi spiego come realizzare il modulo, dobbiamo prima creare il contorno della nostra cattedrale. Quindi avendola già ritagliata, voi la sistemate al centro. Adesso non considerate la griglia che io ho già realizzato per spiegarvi il modulo, ma disponete la cattedrale al centro del foglio, lasciando anche uno spazio in fondo per un'eventuale, diciamo, piazza, no? In modo che diamo anche un senso prospettico di profondità. Quindi la sistemate, realizzate il contorno a matita. Dopo aver terminato il contorno, togliete e avete così la vostra cattedrale già pronta per essere poi sistemata. Adesso lavoriamo allora sullo sfondo. Decidiamo di lavorare con un modulo. Che cos'è un modulo? Un modulo è una forma che ripeterò. Adesso vi spiego come. Ci sono diversi modi per poterla ripetere su tutta la superficie di sfondo, che poi andrò a colorare. Io vi consiglio di crearvi un cartoncino per ora di una certa misura, cioè una misura che sia poi moltiplicata, diciamo, riportata sul foglio, possibilmente in modo adeguato. Cioè, per esempio, se il foglio misura, come i vostri fogli misurano 24 centimetri per 33, e io ho scelto per esempio una misura di 4 cm per 6. Quindi su un qualsiasi cartoncino, possibilmente non bianco, in modo che poi lo vediate bene, ritagliate una misura di 4 per 6. Ma potete anche fare 6 per 4 oppure 4 per 4. Oppure 6x6, però ve la consiglio così perché si ripete precisamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte. Poi qua 1, 2, 3, 4, 5 e un pezzettino. A questo punto possiamo andare a lavorare sulla definizione della forma. Guardate, non avete nessun problema, a parte che se sbagliate e non vi piace, riprendete un altro cartoncino e potete ricrearla. Io andrei a disegnarmela prima, se volete, servendovi della squadretta. Anzi, questo forse è un consiglio in modo che viene poi, una volta che andiamo a ritagliare, precisa. Non so, io adesso ne faccio una, creo una linea. Se non vedete, posso fare, no, penso che mi vedete, mi capite. E poi magari faccio una forma di questo tipo. Volendo con la squadretta o no, facciamo così. Sto inventando abbastanza anche casualmente la forma. Poi, per esempio, così e così. Ok, vediamo. La vado a ritagliare.
Vi consiglierei di farne due o tre per poi scegliere la più bella. Ecco, questa adesso potrebbe essere la mia forma modulare da inserire nel rettangolino che abbiamo già stabilito e che forma la griglia completa della superficie di sfondo. A questo punto, cosa faccio? Me la vado a ripassare, ma prima di ripassarla sul rettangolo di fondo, posso andare a vedere come sistemare questa forma, perché potrei metterla così, ma anche così, o anche invertendola da questa parte. Quindi siete voi che troverete la migliore soluzione. Ma attenzione, una volta che ho realizzato questa, ad esempio così, e vado, me la sistemo e vado a ripassarne i contorni. Vedete, è molto veloce la cosa, è facile, carina. Attenzione, eccola qua. Ma a questo punto, come si crea la composizione modulare? Perché io potrei ripetere nello stesso modo e anche in altezza questa forma e è una composizione modulare, va bene? È ritmica, la possiamo anche chiamare. Ma attenzione, invece di fare così, potrei anche fare così, che forse è più interessante. Allora, guardate, la rovescio in modo simmetrico sul rettangolo seguente. E creo questa situazione qua. Cercate magari di essere precisi e ripassate questo. Vediamo come viene fuori, eh? A questo punto voi direte: adesso che faccio? Allora, siccome ho creato questa alternanza simmetrica, se io stavo così adesso, la vado a ribaltare. Avanti. Allora, quindi seguitemi adesso nella realizzazione, perché poi la andremo a colorare. Ho già tutto pronto, perché la base già è una griglia già predisposta per questa misura. È chiaro che io lavorerò di più adesso, perché? Perché la mia chiesa è piccola, le vostre sono molto più grandi, ho visto, e quindi farete molto prima di me a realizzare il disegno. E sotto, sotto io direi di riprendere la forma, eccola, inversa anche questa volta. Invertendola, allora vedete, qua era così, no? Ecco, allora io adesso creo ancora una simmetria. Questo è l'asse di simmetria, vado e la rovescio. Poi voi potete ovviamente lavorare come volete, perché la create voi la simmetria, la modularità, cioè, scusate, eh. Io la faccio simmetrica e vado avanti cercando di metterla, sistemarla con la maggiore precisione possibile. Se poi vedete che andate sotto, vi sbagliate, potete sempre prendere la gomma, cancellare e rifare. A un certo punto io mi troverò nella situazione di andare forse sopra il disegno della cattedrale, e lì adesso vediamo. Per ora non mi capita, perché qui vado giusta giusta. Allora, vedete, adesso mi trovo, avendo fatto le prime due file, a partire per la terza. E quindi io, vedete com'era qua, ancora mi trovo adesso nella stessa situazione della prima fascia. Avendo fatto così, ancora la rovescio. E quindi continuo questo lavoro. Qua mi trovo sopra la chiesa, quindi posso comunque realizzarlo, perché qua poi ho un pezzettino che mi si vede. Quindi adesso io comunque lo realizzo, tutto. Mi si stanno creando forme che non avevo previsto all'incrocio
dei quattro elementi e si creano questi rombi, diciamo. Qui guardate, posso anche non andare, questo pezzettino mi rimane, vediamo poi dopo come colorare. Ok, adesso vedete, si sono create queste forme al centro dei quattro della simmetria, insomma, che abbiamo creato rovesciando. Si tratta ora di andare a decidere come colorare. E vedete che, ad esempio, io qua ho lavorato anche nelle parti dove la chiesa era parzialmente, copre parzialmente il modulo. Qua dentro non ho ritenuto opportuno lavorarci in quanto la chiesa copre lo sfondo. Allora, cosa facciamo? Decidiamo. Io direi di colorare a pennarello. Potevate anche provare con la tempera, siete liberi. Io adesso vi faccio vedere le possibilità. Se devo lavorare con una coppia di colori in quanto ho una forma e uno sfondo, vedete, no? Nella mia soluzione scelta, ecco qua, ho la forma e ho lo sfondo del rettangolo in cui l'ho inserita. Posso per esempio lavorare su una coppia di colori simili tra loro, in gradazione. Può essere arancio e giallo, può essere azzurro e celeste, può essere viola e diciamo lilla, fucsia, se volete, oppure grigio e nero. Dipende anche da come avete colorato la chiesa, in modo che si stacchi dal soggetto lo sfondo, quindi scegliete voi. Oppure questi erano accordi di colori, no? Mentre posso anche scegliere un contrasto di colori complementari, ad esempio il verde e il rosso, che hanno un forte impatto. Per esempio, guardate, ho fatto adesso qua una soluzione, la potete provare dietro il vostro foglio e vedere quale di questi abbinamenti più vi piace. Io, guardate, scelgo ad esempio il celeste con l'azzurro, quindi mi vado a prendere i due pennarelli interessati. Cosa voglio fare? Voglio realizzare lo sfondo più scuro, cioè con l'azzurro, e quindi mi vado a colorare lo sfondo. Attenzione a come date anche il pennarello, perché anche questo c'è bisogno di essere abili. Posso anche crearmi con la squadretta una linea per non uscire da quel confine, e quindi vi posso consigliare anche un piccolo righello e questo lavoro qua, di fare questo lavoro. È chiaro che, attenzione, perché quando io mi ripasso il disegno mi si crea una situazione di unità, cioè si uniscono le forme non più divise nella griglia modulare che avevo fatto all'inizio, ma mi si crea un disegno diverso da quello che avevo pensato o predisposto all'inizio. E questo è il bello della composizione modulare. Io ora vi faccio un pezzettino. Poi voi realizzerete l'intera colorazione. Guardate, faccio prima a mano io, però voi usate per favore il righello perché viene con più esattezza. E quindi tutto lo sfondo sarà colorato con l'azzurro. Potete anche scegliere un verso se ritenete opportuno questo. Vedete, con calma, senza sovrapporre troppo il segno, perché si sommano i segni a pennarello e vi creano delle zone più scure, come è successo anche a me o come succede qua. Quindi con esattezza vado a sistemare un segno dopo l'altro.
Adesso vado qua. Se volete potete anche cancellare la parte della matita, eh. Vediamo se... Ecco, la copre comunque, sì, va bene. Dipende, se il colore è un giallo dovete cancellarla la matita, altrimenti si vedrà perché il giallo tende alla trasparenza e lascia intravedere la matita sottostante. In questo caso il blu è più coprente. Io guardate, potrei anche trovare soluzioni diverse, eh? Potrei anche lasciare un bordino bianco, se ammettete, io volessi. In queste forme, anche queste, quindi adesso è solo una soluzione, realizzare un bordino bianco all'interno, potrei anche farlo. L'importante è essere esatti. Ecco, e vedrete che il vostro modulo sarà ancora arricchito. E quindi a questo punto questa linea mi rimane, vado a colorare solo questa interna, questa forma a rombo. E il modulo verrà un pochettino più elaborato. Se vi piace, altrimenti seguite l'altra soluzione. E quindi lo farò anche qui, eventualmente, alla stessa distanza, eh? E vi do questa opportunità, vediamo come riesce. Ovviamente dopo dovrete fare una scelta per tutta la superficie uguale, perché essendo modulare, dobbiamo rispettare l'uguaglianza, insomma, tra le forme modulari. Allora, però adesso io mi fermo e voi continuerete. Cosa succede qua? Succede che devo andare a prendere l'altro colore che avevo scelto, che era più chiaro. Vogliamo ripetere questa situazione anche qua o no? Si potrebbe. Si potrebbe, ad esempio, qui riscurire tutto e realizzare invece il bordino soltanto qui in questa parte. Allora io potrei fare questo lavoro qua, eh. Adesso voi seguite, poi sceglierete la vostra soluzione. È chiaro che bisogna essere precisi, eh? Qua, e dare uno spazio, se è di 1 mm, 2 mm, che siano esatti rispetto al bordo esterno, e da realizzare. Quindi vi richiederà un pochettino di tempo e di pazienza, un esercizio della pazienza, ma d'altra parte l'arte è questo, eh? È creatività, ma è anche molto rigore tecnico. Per esempio, lì sono andato un po' fuori io. Ok, adesso se stabilisco che sia così, inizio a colorare all'interno. Oh, ma mica nessuno ci vieta di realizzare anche una colorazione di questo tipo. Ovviamente con molta esattezza. Altrimenti andremo a colorare tutto se ritenete più che sia più bello. Perché qui vedete, ecco, non è che riesca sempre poi così bene. Ora vi faccio invece la soluzione. Questa era una possibilità di lasciare il bordo bianco. Adesso invece vado a colorare tutto. Allora, in questo caso posso fare anche così. L'importante è che poi lo eseguiate sempre tutto uguale. Fino a che non termino tutte le parti. A questo punto io vi lascio lavorare, ma vi dico che alla fine del vostro sfondo voi andrete a posizionare la vostra cattedrale, eh? Questo è solo il prototipo, e vedere come risulta. Vedete, magari ecco, vi faccio vedere così, no?
Ecco, questo potrebbe essere il risultato finale. Ovviamente la vostra è tutta bella colorata a pastello, oppure anche con inserti di collage, penso potreste anche aver lavorato con il collage sulla superficie della cattedrale. E risulterà, ecco, io vi chiederei di non incollarla così sopra, ma con il solito sistema del cartoncino di dare un piccolo rilievo, perché verrà sicuramente molto più accattivante e bella. E buon lavoro, ragazzi, ci vediamo. Io vi do come scadenza, non so, vediamo se riusciamo a ritornare a scuola presto. Me la portate conclusa, anche eventualmente attaccata, la cattedrale a rilievo con il cartoncino, oppure me la potreste anche rinviare nella piattaforma a cui lavoriamo e su cui io vi invio queste possibilità. Arrivederci a tutti, buon lavoro, a presto!